torni in mente. Bentornato pubblico di Miss Italia Calabria, nuova tappa, nuova fascia. Questa sera siamo a Tropea per eleggere Miss Cinema Dr. Klein Calabria 2023. Restate incollati allo schermo. Della serata ne abbiamo avuti tanti di ospiti, ma lui stasera è davvero particolare perché intanto è chi è e poi perché ci porta qualcosa di diverso sul palco di Miss Italia Calabria. Signore e signore, Tarcisio Molinaro, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a te cara, grazie dell'invito a Linda e Carmelo, gentilissimi. Io insomma sono felice di stare qui nel posto più bello della Calabria, rappresento la Calabria, rappresento un po' di musica e cerchiamo di portarla anche fuori e far sì che questo messaggio sia un po' orgoglioso della nostra terra, no? E delle cose belle che si fanno qua, tra cui questa di Miss Italia Calabria. È un onore, insomma. È venuto direttamente da Sanremo, perché ormai ogni anno Sanremo ce lo porta via. Quanto tempo rimani lì? Più di un mese, 40 giorni, tra prove, assestamento, viaggi, insomma 40 giorni. E che strumentazione hai portato stasera? Poca, rispetto a Sanremo poca, vi dovete accontentare, no? Farò due esibizioni, una con uno strumento singolo e l'altro con un setup. Insomma cerco di essere anche affine a quello che è la manifestazione, poi la percussione è bella e varia, però bisogna farla mettere, incastonare al posto giusto, al momento giusto. E allora, se volete scoprire chi sarà la nostra cinema, Miss Cinema Dr. Klein Calabria 2023, non potete venire a Tropea, anche se vi consiglio di venire, e volete ascoltare Tarcisio, continuate a seguirci. Dopo. Corre l'anno 1939 e nasce un concorso fotografico dal titolo 5.000 lire per un sorriso. Tutto parte dalla pubblicità ad un dentifricio per arrivare ad eleggere Miss Sorriso. Sorriso che diventerà famoso in tutte le città. Ragazze, scusate il ritardo, ma come sei vestita? Grazie. Bene. Ma avete sentito? Cosa? Ci sarà un concorso di bellezza. Eleggeranno Miss Sorriso. Ma davvero? Ma
Secondo voi posso andare bene? Ma certo! Sei la solita sciocca, Adele! E allora, corriamo a vedere di che cosa si tratta! 5.000 lire per un sorriso che diventerà famoso in tutte le città. 5.000 lire. Tu non cambi mai, il tuo sorriso fa rumore tra un miliardo di parole. Il tuo viso è armonia, sei la perfezione nel tuo modo di apparire così acqua e sapone. Ehi, dove vai? Non rispondi mai. Cammini piano tra la gente, confondi senza chieder niente. E guardi senza dire fare mai niente. Sei tu che porti a spasso il sorriso delle donne, che cambia volte un giorno, che spesso cambia un giorno, che a volte sembra interminabile. Ma benedette queste donne che amano la vita. E non guardi mai, ma quante lettere che hai scritto, spedite non l'hai mai, nella tua stanza che si prende i sogni tuoi, ma tu non sai che dentro un gesto indifferente il tuo sorriso è così grande. Cammina piano tra la gente senza chieder niente, e io da sola sento e cerco un verbo al presente, per dirti che sei importante, molto importante, in questa vita scintillante, illuminante, che cambia a volte un giorno, che spesso cambia un giorno, che a volte sembra interminabile, ma sante benedette queste donne che amano la vita e sono come te. Al quale rivolgo già subito il mio grazie. Un grazie a tutte le nostre ballerine che sono qui con noi, ma il più sentito applauso va a tutte le nostre ragazze che stasera si contenderanno una nuova fascia regionale, quindi Miss Cinema Dottor Clay in Calabria 2023. Quindi parte spontaneamente il primo applauso. Grazie ragazze, potete accomodarvi. Insomma, stasera è un bel combattimento perché siamo alle ultime fasce regionali e mentre si accomodano le ragazze dietro le quinte, io ringrazio il mio corpo di ballo, ringrazio Lia Molinaro che è qui in prima fila con noi per le sue coreografie immancabili nel nostro tour di Miss Italia, e poi i nostri ballerini, quindi Alessia Mandoliti, dov'è Alessia? Eccola Alessia, assistente coreografa da quest'anno, Niccolo Pacenza, Maria Elena Tucci, Ilaria Zinnaro, Giusy Piacentini, Rosalba Siciliano, Serena Sorace e Francesca D'Acunto. Grazie mille a tutte, grazie, grazie mille. E allora ringraziamo anche il Pianeta della Danza della direttrice Isabella Sisca, che ha concesso i suoi spazi per le prove del nostro corpo di ballo Pianeta della Danza, che quest'anno compie 50 anni di attività, e quindi grazie e grandi complimenti per questo bellissimo traguardo. Come ogni sera noi raccontiamo il posto in cui ci troviamo a tutti coloro i quali ci stanno seguendo in questo momento da casa, perché ricordiamo che siamo in diretta Facebook, oppure a coloro i quali ci vedranno poi successivamente
nelle puntate trasmesse da TEN. Quindi stasera siamo appunto a Tropea, che è affacciata sul Tirreno al centro della Costa degli Dei, è situata su una ripida rupe alta circa 60 metri a strapiombo sul mare. Noto centro turistico, fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia e per la qualità delle sue acque ha ottenuto anche il riconoscimento di bandiera blu. La leggenda vuole che il fondatore sia stato Ercole, quando di ritorno dalle colonne d'Ercole si fermò sulle coste del sud Italia. Oltre allo splendido mare di grande interesse, la cattedrale di Maria Santissima di Romania, santuario di Santa Maria dell'Isola, il centro storico e moltissimo altro. Quindi vi invitiamo, e anche questo stupendo porto dove ci troviamo stasera, quindi vi invitiamo tutti a visitare appunto Tropea. Ringraziamo invece per la serata, per l'impegno profuso per questa serata, innanzitutto l'amministrazione comunale, quindi il comune di Tropea, nella persona del sindaco Giovanni Macri. Poi ringraziamo ancora Caffo, l'amaro del capo, di cui parlerò fra pochissimo, e Luigi Caccamo per l'artigiano dell'Anduia. Mi piace soffermarmi adesso un attimino appunto su queste due aziende che hanno voluto fortemente la nostra presenza qui stasera, e quindi Caffo, un'azienda che ha un sodalizio con Tropea, infatti poi vedremo più tardi lo spot che è stato girato proprio qui, che è stato girato fra Tropea e Capo Vaticano. L'azienda ha voluto fare un tributo al territorio dove è nato il prodotto e ha mosso i suoi primi passi grazie al turismo degli anni 70. È da qui che è partita la storia della rinomata distilleria della famiglia Caffo di circa 50 anni fa, un prodotto nato in estate insieme al turismo calabrese. L'amaro del capo è nato qui, ma ha conquistato un po' tutti e tutto il mercato italiano, essendo il più bevuto in Italia e quello italiano più distribuito nel mondo, con una presenza in circa 70 paesi, ma anche il prodotto calabrese più presente sui mercati internazionali. E stasera, con la presenza sul nostro palco di CAF della Mano del Capo, vogliono dare il benvenuto a tutti i turisti e un carissimo saluto ai calabresi presenti, ringraziandoli per aver contribuito a far diventare grande l'azienda, promuovendo nel tempo i suoi prodotti. Quindi grazie a CAF e al vecchio Amaro del Capo. Poi parlerò con i miei giurati, perché ho qualcuno in rappresentanza per entrambe le aziende. E poi l'artigiano dell'Anduia, frutto di un progetto intrapreso nel 2002, un'azienda a conduzione familiare che ha coinvolto il signor Luigi Caccamo, figura autorevole e pensiero creativo. Come lui stesso sostiene, la familiarità aziendale è una condizione essenziale per garantire l'originalità e la genuinità del prodotto. Da questo sogno ormai concretizzato sono scaturite una vision e una mission che forniscono all'azienda quel pizzico di originalità che la rende unica nel suo genere. Quindi grazie anche all'artigiano dell'Anduia, grazie ancora al comune di Tropea e all'amministrazione comunale. In questa fase solitamente io presentavo colei che di solito è la mia spalla, io sono la spalla di colei. Questa sera non sarà più sul palco perché, insomma, abbassamenti di voce, stiamo facendo una tappa di seguito, ormai non ci fermiamo forse dal 28 giugno. Io comunque le rivolgerei un grandissimo applauso, Linda Soriano, che mi manca tantissimo, perché io da sola sul palco mi sento un po' persa. Detto questo, porto i saluti della nostra patron Patrizia Merigliani. Cari amici, è un piacere poter festeggiare con voi l'84esima edizione di Miss Italia, un traguardo che è stato possibile raggiungere grazie al vostro entusiasmo e alla vostra partecipazione. Nello show di Miss Italia siamo coinvolti tutti, le ragazze, le loro famiglie, tutti quelli che hanno fatto e fanno parte, continuano a far parte ancora oggi, della nostra meravigliosa storia. Insomma, Miss Italia siamo noi. Se vi sentite Miss Italia vi aspetta per realizzare i vostri sogni. Per iscrivervi andate sul sito www.missitalia.it, dove troverete anche tutte le curiosità riguardanti il concorso. Seguiteci sui nostri social Facebook, Twitter ed Instagram con delle grandissime novità. Allora, pronti a gioire della grande bellezza, e quindi grazie alla nostra patron Patrizia Merigliani. Io stasera, diciamo, per fortuna vi vedo quasi tutti, quindi è un momento importante, cioè quello di prendere tutti i vostri telefonini, anche i miei giurati, dai quali arriverò fra pochissimo, telefonino in mano, e dobbiamo seguire le direttive di questo video alle mie spalle. Quindi andare su Facebook, l'abbiamo insomma un po' tutti ormai, digitare nel tasto cerca la pagina di Miss Italia Calabria, mettere il segui alla pagina. Scorrendo in basso troverete la nostra diretta, basta cliccare su condividi e appunto condividere la serata di questa sera, così che possiamo raggiungere il più possibile anche quelli che sono purtroppo un po' lontani da noi. E adesso è arrivato già il momento del nostro primo ospite, anzi la nostra prima ospite, penso l'ospite più gradito. Io non voglio annunciarla, la preannuncerà questo video. Thank you.
la Lavinia Abate. Miss Italia 2022, Lavinia Abate. Splendida nel suo abito tricolore di rappresentanza di tutti noi italiani. Buonasera Lavinia, adesso io devo recuperare un microfono per te, faccio subito. Ecco il microfono per Lavinia, buonasera, benvenuta. Buonasera. Come stai? So che stai facendo un lungo tour qui in Calabria. Sì, sì, ma la Calabria forse è appunto la regione con cui ho fatto le più tappe. Probabilmente perché sono particolarmente piaciuta, quindi volevano avermi qua. Io sono contenta anche perché in Calabria non c'ero mai stata. E poi è una regione bellissima, difficile da visitare perché comunque è grande, quindi ci vuole più di quattro tappe. Però comunque anche i posti che ho visto, Tropea, sono a Cosenza, insomma davvero tantissimi posti e tutti quanti sempre rimasta stupita. Bene, noi siamo contenti e ti vorremmo sempre con noi, non so per quanto altro ancora ti fermerai, ma vedrò la finalissima. Vedrai la finalissima e poi? E poi ci lasci, però sicuramente lasci, ritornerai. Sicuramente sì, magari non da Miss, però forse dalla linea. Vabbè, ma come dice una mia cara amica, una Miss è per sempre, quindi non cambierà niente anche l'anno prossimo, sicuramente ti vedremo nuovamente. So che sarai con noi non solo in veste di giurata, ma anche come ospite musicale, perché ho avuto il piacere di ascoltarti a Cosenza, perché io non c'ero ma ho seguito la diretta. È inutile dirti che sei bravissima, quindi un grande in bocca al lupo anche per quest'altra strada di cui mi racconterai però più tardi. Sì, va bene. Vabbè. Ora ti lascio accomodare, quindi grazie. Alla nostra sinistra un altro grande applauso alla nostra Miss Italia 2022, Lavinia Abate. E saluto anche Teleuropa Network che segue tutte le nostre tappe, le manda in onda nelle giornate successive, quindi potete guardarci su Teleuropa Network e Ionica Radio, la radio ufficiale del concorso, quindi grazie anche a loro. È arrivato il momento di dare il benvenuto ufficialmente ai miei giurati. Stasera dovete avere un po' di pazienza con me, con le pagine, ne ho tantissime, sono da sola, quindi portate un po' di pazienza. Io do subito il benvenuto alla mia destra a Saverio Vallone, non solo attore ma anche delegato del comune, buonasera e benvenuto. E poi Salvatore Marafioti, medico chirurgo, senologo ed estetico, buonasera e grazie. Agostino Tripaldi, responsabile commerciale per CAFFO, che è il nostro segretario di giuria. Luigi Caccamo per l'artigiana dell'Anduia. Tarcisio Molinaro, il nostro super ospite, che dire, batterista, docente, di tutto, poi parleremo un po' più tardi. E infine Antonio Pugliatti per Framesi. Ci siamo tutti. Alla mia sinistra abbiamo Katia Giannini, scrittrice, buonasera e benvenuta. Giorgia Serraino per Dottor Klein, buonasera e benvenuta, che è il nostro presidente di giuria, quindi insomma un ruolo veramente importante stasera. E poi, spero di dirlo nel modo giusto, Vesna Oshafi, promossa sempre per Dottor Klein entrambe. E poi Claudio Greco, stilista, grande ritorno per noi di Miss Italia Calabria. Lavinia Abate l'abbiamo accolta poco fa. E poi Vanessa Foti, Miss Calabria 2022, non solo, anche Miss Cinema 2022, parleremo anche con te fra pochissimo. Bene, andiamo a raccontare un po' quello che succederà stasera. Noi andremo a vedere le nostre ragazze in due uscite, la prima in abito elegante, lo dico a voi giurati soprattutto. In questa prima uscita le ragazze si presenteranno soltanto per come le vedete, quindi non avranno ancora modo di parlare con voi. Potete prendere appunti, potete comunque insomma cominciare a capire chi è la vostra preferita, se c'è qualcosa che vi incuriosisce. Nella seconda uscita invece, quella in costume istituzionale, loro avranno a disposizione 30 secondi ciascuna in cui si faranno conoscere da voi, quindi si presenteranno oppure mostreranno una loro abilità. In quell'uscita dovremo votare da 1 a 5 per ciascuna ragazza. Tutto chiaro? Bene, però prima di iniziare vorrei dare già subito la parola a uno dei miei giurati e quindi vorrei parlare con Agostino Tripaldi. Buonasera, buonasera. Nostro segretario di giuria, buonasera, come sta? Buonasera a tutti, io sto bene, grazie. Bene, prima di chiacchierare però io e lei, parte prego subito un video dalla regia. Benissimo.
uno. Ho bisogno di un capo, lavoro, ho bisogno di tema. Ti ignoro, ho bisogno di mode, di modetti, di macri. Sei sciupato, ho bisogno di un bacio a modo mio o di una carezza. Di vedere la gente che balla per la propria salvezza. Azione! Spalle, continuiamo a vedere il video. Allora, intanto vorrei dire, chi è che non ha ballato su questa canzone? Tutti la ricordiamo come una canzone, insomma, ci è rimasta nel cuore dallo spot. Poi parliamo ancora un po' di questo sodalizio, appunto, fra l'azienda Caffo e Tropea. So che nasce praticamente tutto da qui, che questo video non a caso è stato girato in queste zone, ma è un'operazione proprio, è stato detto, è proprio di marketing. Sì, esatto, mi racconta un po' lei. Sì, è una collaborazione con il sindaco e la città di Tropea proprio per promuovere il territorio e dare un tributo ad una città che ha favorito e dato veramente un grande lustro al nostro prodotto Amaro del Capo. E infatti non solo sull'amaro ma anche su altri prodotti riportiamo proprio la bellissima piazza di Santa Maria dell'Isola, dove proprio abbiamo voluto tributare questo grande riconoscimento ad una città che ha fatto grande il nostro amaro e la nostra azienda. Non solo, ho visto tante attrici, magari vedo questa parte, tante attrici, sì. Tutte le ragazze sono calabresi, riconosco Marilena, riconosco Bina che è stata una nostra Miss Calabria, quindi a noi non può fare che davvero tanto piacere. Assolutamente, noi siamo onorati di aver potuto dare anche un contributo a Miss Italia. E la città che sicuramente merita sempre più un grande lustro. Bene, grazie mille, grazie a voi. Ancora. Grazie a voi. Ci siamo quasi, allora io però devo andare avanti prima di presentarvi le ragazze con un altro contributo video e fra un po' vi spiegherò perché. Nasce Miss Italia. Ragazze, avete sentito? Ci sarà di nuovo il concorso di bellezza. Che bello! Ragazze, finalmente un po' di leggerezza. Ma possiamo partecipare tutti? No, quelle sposate no. Ecco, lo sapevo, io sono tagliata fuori allora. Io sì, invece. Ma c'è un'altra novità. Non si chiamerà più 5.000 lire per un sorriso. Come? Miss Italia. Miss Italia? Questo era il secondo video che abbiamo visto, nel primo era in apertura, vi spieghiamo un po' perché c'è la presenza di questi video. Quest'anno Miss Italia Calabria vuole raccontare la storia di Miss Italia e quindi ripercorrere le tappe fondamentali di questo concorso, raccontandocele brevemente le tappe più importanti, quelle che hanno segnato un'epoca, che hanno segnato la storia di questo concorso. Le attrici che vedrete, che avete visto e che vedrete all'interno di questi video fanno parte di un progetto molto più ampio, che è quello della Carly Fashion Agency, che è un progetto a 360 gradi curato appunto da Linda e da Carmelo, dove le ragazze possono studiare corsi di recitazione, dizione, portamento a cura appunto proprio di Linda, ed è un percorso formativo, come dicevamo prima, a tutto tondo, quindi per chi vuole mettersi in gioco, chi ha velleità artistico, chi semplicemente vuole scoprire un lato di se stessi. Le ragazze che avete visto nel video e che vedrete sono appunto alla loro prima esperienza, quindi si sono buttate, si sono lanciate in questo gioco di questo racconto. Per i testi però dobbiamo ringraziare Carola Cesario e ringraziare anche Francesca Marchese per aver curato la recitazione delle nostre ragazze. Quindi grazie alle attrici, grazie a Francesca e grazie anche a Carola.
Ho finito le chiacchiere adesso, le chiacchiere introduttive sono state fatte, quindi io vado in una postazione angolare perché iniziamo e andiamo a scoprire le nostre concorrenti. Iniziamo subito dal numero 1, Grace Melody Lento, 20 anni, studia psicologia e lavora presso un centro benessere e il suo hobby suonare il pianoforte e dipingere. Studentessa al terzo anno di giurisprudenza, i suoi hobby sport, letteratura e viaggiare. Serena Verterame, commessa e cameriere, i suoi hobby stare con i bambini e con gli animali. Daniela Tedesco, 20 anni, studia filosofia e storia, scrive per un giornale, i suoi hobby ballo e tango argentino. Studia nel liceo artistico e studia danza, il suo hobby è ballare. Magrone, 24 anni, lavora come ballerina, il suo hobby canta, balla e recita. Elisa Suppa, 21 anni, studia presso l'Università La Sapienza, i suoi hobby la fotografia e viaggiare. Prezioso, 21 anni, lavora come commessa e studia per diventare operatore sociosanitario. I suoi hobby le piace fare sport e stare con i bambini. Liceo scientifico, ama fare attività sportiva. Numero
invece Chiara Corrente, 18 anni, studia al liceo sportivo e i suoi hobby sono fare la ballerina a livello internazionale. Berlingeri, 19 anni, diplomata al chimico sanitario, i suoi hobby parte dalla compagnia teatrale, è diplomata in danza ed è una co-conduttrice presso STV. Antonia Sottile è una studentessa di lettere moderne e lavora come modella, il suo hobby è la danza. Felice Battaglia, 22 anni, studia scienze motorie, i suoi hobby sono sfilare, fare danza e la palestra. Anni, lavora come modella, si è appena diplomata al liceo classico e a breve inizierà l'università di giurisprudenza. I suoi hobby sono sfilare e fare shooting fotografici. Per Francesca Comandè, studia al liceo scientifico Pitagora di Rende, lavora come modella e studia recitazione, i suoi hobby è essere una modella, una ballerina e scrivere poesie. Jennifer Stella, 22 anni, lavora in ambito giornalistico sportivo, i suoi hobby è il canto. Anna Maria Andronache, il primo anno di economia aziendale, il suo hobby è la danza. Sono gli anni per Ilaria Logullo, che studia all'Istituto Tecnico Turistico presso il Gioacchino da Fiore e lavora come onicotecnica. Il suo hobby sono la moda e fare l'estetista.
Aurora, tre piccione, 19-17 gli anni, il numero 19, studia al liceo classico, il suo hobby è la danza. Anni, frequenta il liceo scientifico e lavora come ballerina, animatrice e fotomodella. I suoi hobby, la danza, è la sua più grande passione. Francesca Desiree Romano, 17 anni, studia presso il liceo delle scienze umane, lavora come animatrice e cantante, i suoi hobby cantare, sfilare, ma anche viaggiare. I nostri giurati particolarmente concentrati sia a destra che a sinistra, ma adesso voglio il pubblico concentrato perché riaccogliamo tutte le aspiranti Miss Cinema Calabria Dottor Klein 2023 con un grandissimo applauso per il Serpentone. Anche l'ultima candidata. Allora, dicevo, i nostri giurati erano particolarmente concentrati e vorrei subito parlare con Giorgia Serraino. Buonasera per Dottor Klein, può recuperare il microfono il nostro presidente di giuria. Intanto, come sta? Buonasera, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi di avermi invitata. Tropea è un posto bellissimo che da calabrese comunque ancora non conoscevo e sono molto felice di essere qua. Allora, intanto parliamo subito di Dottor Klein perché si occupa appunto di bellezza, quindi sono delle creme, dei trattamenti che ognuna di noi può fare, no? Di cui possiamo soffrire tutte perché per sentirci un po' più belle, per ringiovanirci, per migliorare lo stato della nostra pelle, lo stato di salute della nostra pelle. Mi corregga se dico qualcosa di inesatto, eh? Tutto corretto. Finora tutto corretto. Quindi lei rappresenta proprio questa azienda questa sera che è partner importantissimo per il concorso di Miss Italia quest'anno e quindi mi parli un po' proprio dell'azienda così lo riusciamo a far conoscere a chi ci segue da casa. Grazie. L'azienda Dottor Klein è una partecipazione, una combinazione tra il know-how israeliano e in particolare del dottor Dov Klein l'Italia, quindi un connubio per creare i trattamenti che siano il più possibile efficaci però per trattare la nostra pelle. Allora, un attimino, non so se dalla regia mi dite se è il microfono che, ok, lo sostituiamo un secondo, arriva il tecnico, può continuare intanto, così arriva il tecnico, nel frattempo gli diamo benissimo. Il tempo. Il dottor Dov Klein ritiene appunto che le rughe e la pelle... Facciamo un cambio veloce. Alla base proprio della filosofia del dottor Dov Klein che ha creato questa azienda, che è un medico estetico israeliano, c'è proprio l'idea di trattare le rughe, la pelle come se fossero delle ferite del tempo, quindi si vanno a creare questi trattamenti domiciliari
da poter fare tranquillamente a casa, che però vanno a trattare la nostra pelle in profondità a vari livelli. E proprio per questo interessarsi della bellezza della nostra pelle, ovviamente Miss Italia non può che essere nostro grande partner. Se lo poggio qui, quindi dietro le quinte poi darà dei consigli di bellezza a me, a Linda, un po' a chi gliele chiede. Non lo so, questo è il trucco. Allora, che cosa hanno potuto notare al primo impatto delle nostre ragazze? Parliamo proprio della loro pelle, perché io vedo che si truccano, ci tengono tantissimo. Rende tutto questo impegno che hanno messo? Sono tutte bellissime, è ovvio e scontato, hanno delle pelli meravigliose e soprattutto dei sorrisi che le illuminano e che sono la cosa che colpisce di più. Dei sorrisi e una serenità molto bella. Bene, torneremo a parlare di Dottor Klein anche più tardi, però vorrevo cedere la parola anche a Vesna Oshafi. Anche lei una battuta sulle nostre ragazze, perché lei, anche lei rappresenta questa splendida azienda. Che cosa ha potuto notare nelle nostre ragazze? Non solo, che cosa l'ha colpita maggiormente? Il sorriso. L'atteggiamento e il fatto che mettono veramente tantissima energia, quindi anche noi abbiamo sorriso tantissimo ed è veramente una bellissima esperienza, quindi per adesso credo siamo tutti veramente felici di essere qua, quindi grazie dell'invito. Grazie a voi, grazie mille. Ritorno alla mia destra per parlare con Saverio Vallone, delegato del comune di Tropea. Buonasera, benvenuto, come sta? Bene, molto bene, come meglio di così non si potrebbe stare, insomma, ecco, voglio dire, il livello è molto alto e sono felicissimo di, nonostante il mio lavoro che è proprio quello dell'attore, di rappresentare il comune di Tropea, insomma, ecco, perché è un paese che merita veramente il massimo, perché turisticamente è stupendo. E quindi questa è una manifestazione, secondo me, che è all'altezza, insomma, ecco, all'altezza della bellezza, no? La bellezza di Tropea è similare alla bellezza delle ragazze, insomma, che sfilano stasera, insomma. Sì, grazie al comune di Tropea per questa splendida accoglienza. Noi quando ritorniamo qui ci sentiamo sempre in un posto magico, quindi è, diciamo, una delle tappe che abbiamo maggiormente nel cuore. Grazie. Bene, sono molto contento, anche perché mio padre Raff Vallone è un attore calabrese nato, sì, proprio qui a Tropea, quindi insomma è nato a Tropea mio padre. Però siamo anche a Pargheria, insomma, comunque la costa degli dèi abbraccia praticamente al massimo tutto. E poi un saluto a questo pubblico che finalmente è, insomma, veramente meritate tantissimo, perché stasera è folto, è abbondante, sì, ed è caldo, quindi questa è la cosa, sì, che fa molto grazie, piacere. Grazie mille. A voi. Volevo parlare con Luigi Caccamo, l'artigiano dell'Anduia, anche lei partner graditissimo della serata. Buonasera. Parliamo un po' della sua azienda, anche perché mi è giunta voce che è un attimino di stop perché ha subito un incendio da poco, però sono è solo 3 anni ormai. Sì. Ok, non pochissimo, no, però stiamo ripartendo, giusto? Sì, speriamo di rientrare da qui a un anno, di rientrare alla base. Però so che il fulcro della sua azienda è la famiglia. La famiglia intesa anche come dipendenti, quindi sono loro che ci hanno dato continuità anche nel proseguire, ora che ci siamo spostati ad un'ora e mezza da Spilling, ecco. Sì, so che lei è di pochissime parole, una battuta al volo sulle nostre ragazze. Sono di poche parole, ma quando mi metto a parlare poi non la finisco. Non la finiamo. Più, ecco. Ha già l'imbarazzo della scelta, ha l'imbarazzo della scelta oppure ha già la sua preferita? No, la preferita no, la assolutamente, preferita no. Però sono tutte giovani, quindi voglio dire, è la gioventù e quindi è già una sono bellezza. Sono tutte bellissime. Grazie mille ai miei giurati, fra un po' ritornerò da voi e noi continuiamo questo splendido viaggio all'interno della storia di Miss Italia. Maggio d'Olanda, monda la luna in viaggio ed il suo raggio ci manda questo paesaggio che
Nei primi anni del concorso, le concorrenti sfilavano in costume da bagno e abito da sera. Si evidenziava così ogni silhouette. È il 1950, lo spettacolo va in onda alla radio. Ma è anche l'anno di Sofia Scicolone, meglio conosciuta come Sofia Loren. Sarà eletta Miss Eleganza. Protagonista del 1950, un'altra Miss, Gina Lollobrigida, protagonista del film Miss Italia. Ragazze, anche se abbiamo fatto la fila di un'ora, chi se ne importa per vedere lei? Che bella, che sogno, vorrei tanto essere come lei. Che bella! Ragazze, ragazze, anche Miss Italia apre le porte al cinema. Addirittura al cinema! Eh già, la passerella di Miss Italia è un trampolino di lancio anche per il grande schermo. Volete dire che posso diventare un'attrice famosa? Ma certo! Questo sì, che è un sogno! Che sogno! Ancora al nostro corpo di ballo, grazie ragazzi, grazie, grazie mille. Noi continuiamo con qualche ringraziamento, ringraziamo i nostri partner regionali, quindi Egea Global Service, società multiservizi che opera a livello nazionale ed internazionale per offrire ad aziende private una gamma di servizi integrati, ristorazione, sanificazione, pulizie, agenzia viaggi, noleggio auto e pullman, trasporto merci e lavori edili, Carlo Magno SRL, concessionaria che serve con passione le aree di Corigliano Calabro, Policoro Rende e Trebisacce, offre una ricercata selezione di veicoli Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Lancia. Scintille, punto di
riferimento nel mondo della gioielleria, dal 1987 a oggi l'attività della famiglia Mazzucca è diventata sinonimo di eccellenza calabrese, concessionario ufficiale dei top brand come Damiani, Gucci, Pomellato e Omega. Nei punti vendita di Cosenza, San Marco e anche su scintilleshop.com possiamo trovare il gioiello perfetto per noi. E ancora Caffo, Vecchio Amaro del Cavo, che è partner non solo di questa sera ma di tutto il tour di Miss Italia Calabria, prodotto simbolo della distilleria Caffo, composto da 29 erbe di Calabria che racchiudono tanti principi benefici, frutto di un'antica ricetta calabrese rielaborata e migliorata dall'esperienza acquisita dalle quattro generazioni della famiglia Caffo. Quindi grazie a tutti i nostri partner. E andiamo di nuovo alla mia destra e vorrei passare subito il microfono a Tarcisio Molinaro, perché poi più tardi ti vedremo impegnato in la tua esibizione. Intanto, come si sta da giurato? Buonasera. Perché noi siamo sempre da questa parte del palco, da quella parte come si sta? In genere io non sto proprio da questa parte, perché sto sempre da un'altra parte, anche nascosto dietro gli strumenti. Però è un'emozione, diciamo, unica, più unica che rara, perché spesso vado a presenziare alcune manifestazioni, alcuni concerti, sono molto attento come spettatore, no? Quindi stare da questa parte, anche i criteri di valutazione con i colleghi devono essere uniformi. Spesso anche nel mio lavoro valuto. Guarda che mi sa che più tardi sentirai qualcuno cantare. Sì, ma ho già sentito molto bene, veramente complimenti a tutte le ragazze, veramente tutte carinissime, molto affascinanti. Io credo che oggi la bellezza sia il fascino, quello che può essere tangibile non solo alla vista ma anche al tatto. Cioè qualcosa come nella musica è il groove, no? Sì. Quando un pezzo ha groove ti rimane. Poi negli anni rimane sempre, non invecchia mai, ecco la bellezza poi come il fascino. E le ragazze devono essere brave in questo, però questi sono doti che uno ci nasce, non può conquistarlo. Vabbè. Io spero di fare del mio meglio. E di trovare la tua fascinosa della serata. Ma io, guarda, quel colore rosso, sono già innamorato di lei. Sei innamorato di lei. Va bene, dopo ti presenterò davvero al meglio. Grazie. Per come meriti. Adesso ti ho presentato come giurato. Grazie a te. Passiamo alla mia sinistra con Katia Giannini. Buonasera, lei è una scrittrice. Passiamo il microfono. Grazie, sì. Allora, si occupa di una scrittura particolare, mi dicevano, quindi lo leggo, perché purtroppo ormai è una certa l'età. Tratta insomma di un tema particolare nei suoi libri. Allora sì, io tratto di due temi. Passo da quello che è l'esperienza dell'aldilà e quindi la unisco a quello che è l'evoluzione personale, quindi come cambiamento. E nei libri mi permetto, se vogliamo metterla così, di accompagnare le persone verso un proprio benessere, quindi quello che sono le convinzioni sabotanti e il fatto di far tornare le persone alla propria vita, a quello che veramente può essere il loro cammino. Bene, che cosa possiamo, un consiglio al volo a queste ragazze per appunto vivere al meglio la propria vita? Ma quello di iniziare ad essere assolutamente autentiche, credo che sia il valore vincente in questo momento, la trasparenza, l'autenticità, la libertà di essere se stesse fino in fondo. Ha già notato qualche preferita, qualcuna in particolare, qualcuna che al primo sguardo le ha trasmesso qualcosa? Sì, ce ne sono state un paio, devo dire sono tutte bellissime ed è una scelta assolutamente difficile da fare nella sua totalità, però un paio sì, hanno l'hanno catturata. Sì, un filino sì. Grazie mille. Tornerò dopo dagli altri giurati, adesso continua ancora il nostro viaggio con Miss Italia. Nel 1959 Miss Italia cambia direzione, Dino Villani esce di scena e da quell'anno inizia la lunga permanenza di Enzo Mirigliani. Il 2 settembre 1979 Miss Italia veniva trasmesso in televisione. Cinzia Fior dei Ponti vince il titolo di Miss Italia 1979 alla Bussola di Viareggio. Ragazze, venite! Cosa urli? Siamo in un supermercato. Ops, scusate, stasera tutto a casa mia. Che si festeggia? Non mi dire che è il tuo compleanno e l'ho dimenticato. Ma no. Ecco, tu sempre con la testa tra le nuvole. Stasera Miss Italia in televisione. Davvero? Sì. Ragazze, vi aspetto, non mancate, soprattutto puntuali. Non vorrete interromperci lo spettacolo. E
questo era un altro punto focale della storia del concorso, una storia che ha accompagnato insomma il percorso dell'Italia, un po' come Sanremo, sono noi i nostri concorsi di rappresentanza, rappresentanza proprio del nostro paese. E a proposito di rappresentante del nostro paese, arriva un'asta e un microfono, perché io adesso l'accolgo non più con la corona, ma l'accolgo come si confà a una vera cantante. Quindi, signori e signore, Lavinia Abate! Vieni, vieni, sì. Prima di lasciarti, insomma, il microfono per cantare, vorrei che tu mi raccontassi come nasce questo tuo lato da cantante. So, perché ripeto, quando sono a casa io vi seguo, nonostante ho la bimba piccola, però a voce bassa io sento tutto quello che dite. So che hai scritto delle canzoni durante il Covid, giusto? Sì, una in particolare che purtroppo stasera non canterò perché sto poco bene, stasera purtroppo, e quindi insomma preferisco cantare qualcosa, diciamo che un po' più tranquillo, di cui mi sento anche un po' più a mio agio e meno impegnativo. Però è una canzone che comunque ha un valore molto importante per me, la dedico soprattutto a mia madre che sta qui davanti, quella con alla quale rivolgiamo un applauso, perché non solo ti ha accompagnato, ho visto che ti segue davvero amorevolmente. Sì, sì. E diciamo è una canzone che lei mi cantava quando ero piccola, diciamo che è un po' questo legame che ho avuto inizialmente. Penso che quando si è piccoli ci si avvicina molto alle cose in maniera quasi naturale, senza forzature, e la musica da lì è sempre stata con me. Ma non solo cantando, ma proprio ascoltarla per me è importante, e l'ascolto tutti i giorni perché dà veramente un valore in più, un colore in più alla mia vita. Bene, e allora noi ci lasceremo sicuramente emozionare da Lavinia Abate. I'm alone with you.
nostra Lavinia, meravigliosa, nonché bravissima. Io piano perché non sono abituata come voi sulle scale, devi avere pazienza, la mia certa età si vede in tanti aspetti e la rinnovo. Intanto vabbè, bravissima, non è nient'altro da aggiungere. Poi ti chiedo una cosa, giusto perché ti ho qui, senza poi richiedertela lì, una cosa banalissima: tu sei partita come tutte le altre, hai raggiunto una fascia regionale per poi arrivare alla fascia delle fasce, a queste ragazze che sono davvero piene di speranze, alcune invece sono anche un po' scoraggiate, no? Perché sai, quando insegui un sogno e magari te lo vedi pian piano scorrere fra le mani, non raggiungere quello che stai, che vorresti, e diventa un po' difficile. Che cosa ti senti di augurare o di consigliare? Allora, Miss Italia è un percorso che anche il percorso in sé è un'esperienza, secondo me, non solo il raggiungimento di una fascia, quindi è importante viverselo come con spensieratezza e soprattutto, diciamo, non puntare tutto su Miss Italia, perché io, almeno da come lo vivo io, Miss Italia, oltre che essere un sogno comunque per un sacco di ragazze, è anche uno slancio verso il mondo dello spettacolo, ma in genere verso qualsiasi cosa, e quindi è importante viverselo veramente con spensieratezza, con leggerezza, e non scoraggiarsi, perché comunque il percorso ancora non è finito. Esatto. Quindi uno fino all'ultimo deve provarci, anche perché se uno ha iniziato è giusto finirlo, portarlo a termine, e però sempre con un sorriso stampato in faccia, perché brava, grazie mille. Allora arriva Niccolò che ritira il tuo microfono, grazie mille, io ti lascio accomodarti, perché adesso è arrivato il momento, quello clou, quello saliente, cioè, signori giurati, penne in mano, perché è il momento di votare. Ricordiamo che le votazioni saranno da 1 a 5 per ciascuna delle nostre ragazze, che avranno un momento, quindi 30 secondi per presentarsi, per raccontarsi, per far vedere qualche abilità, o piuttosto, insomma, per farsi conoscere. Al termine di questo momento il presidente di giuria e il segretario dovranno procedere a verificare che le schede siano tutte correttamente compilate, alla raccolta delle schede, poi andiamo dietro le quinte per andare a tirare le somme di questa votazione. E allora noi siamo pronti, io mi sposto al mio lato destro perché riaccogliamo la numero 1, Grace Melody Lento, 20 anni. Sogno nel cassetto, diventare un'attrice modella da passerella, motto della vita, piccoli passi portano ai grandi risultati. Sogno nel cassetto, realizzarsi in ambito lavorativo e completare gli studi, motto della vita, trust the process, tutto accade per una ragione. Sogno nel cassetto, lavorare con i bambini, motto della vita, cadi 7 volte, rialzati 8. Daniela Tedesco, sogno nel cassetto, diventare professoressa di filosofia e un'attrice, motto della vita, se puoi sognarlo, puoi farlo. Sogno nel cassetto, diventare una ballerina, motto della vita, provare per credere. We'll be right back.
Alessandra Magrone, sogno nel cassetto, le piacerebbe entrare nel mondo dello spettacolo come ballerina, cantante, attrice, motto della vita, conoscere meglio gli altri significa essere saggi, conoscere meglio se stessi significa essere illuminati. Elisa Suppa, sogno nel cassetto diventare una ricercatrice, motto della vita, fai oggi ciò che gli altri sognano di fare domani. Barbara Prezioso, sogno nel cassetto, realizzarmi professionalmente, motto della vita, la vita non è trovare te stesso, la vita è creare te stesso. Elisa Novello, sogno nel cassetto, creare una linea di cosmetica, motto della vita, costruisci la tua strada, segui la tua direzione. Chiara Corrente, sogno nel cassetto, entrare nel mondo della TV, motto della vita, si racchiude in forza. Crystal Berlingeri, sogno nel cassetto, far parte del mondo del cinema e del giornalismo, motto della vita, l'importante non è essere all'altezza, ma sentirsi all'altezza. Chiudiamo il primo gruppo di ragazze che questa sera si contendono questa fascia regionale. Arriva il microfono, arrivano tutti gli attrezzi del mestiere per tutte le ragazze. Iniziamo da Grace Melody Lento, che è la nostra numero uno, che recita un suo pensiero mentre ci mostra un poster fatto da lei. Questo poster rappresenta un viaggio, il mio viaggio in Miss Italia. Adesso è incompleto, perché è ancora in evoluzione. Nonno Pino una volta mi disse: prendi il timone, traccia la tua rotta e seguila, anche in tempesta, perché quando sarà il momento di testare le vele e di vedere di che pasta sei fatta, allora lì saprai di essere arrivata più lontano di quanto mai avresti sognato. Numero 2, Greta Rago, lei ci porta un monologo. Buonasera a tutti, volevo portare un'intervista di Roberto Benigni. Mi sono innamorata della mia bella quando l'ho vista ridere, perché l'immagine di una donna che ride, beh, è Dio. Quando una persona ride si vede la sua ricchezza dentro, tutto quello che ha. È come se si scuote, è come scuotere un albero. Volano gli uccelli, cadono le foglie. E si intravede tutto quello che rappresenta. E chi non ha nulla non sa ridere. Numero 3, Serena Verterano, anche lei un monologo. State molto attenti a far piangere una donna,
perché Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi per dover essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso del braccio per essere protetta, dal lato del cuore per essere amata. Grazie. Grazie mille alla numero 3. Numero 4, Daniela Tedesco, anche lei con un monologo. Giovanni, a tutto potrei rinunciare, tranne una bella tazzina di caffè presa sul balcone. Ma io il caffè me lo tosto da me, pure voi? E fate bene, perché la cosa più difficile è indovinare il punto giusto di cottura, il colore a manto di Monaco, poi l'acqua deve bollire per lo meno 4 minuti, è un piccolo segreto, piccolo ma importante. Poi, prima di colarla nella parte interna della capsula bucherellata, bisogna cospargere il fondo con mezzo cucchiaino di polvere fresca appena macinata. Grazie. Numero 5, Filomena Leone, lei ci racconta qualcosa, parla un po'. Esprimo una citazione. Bene. Allora, oggi ho scelto di citare una citazione di Sophia Loren. Ogni donna sa vedere se sta bene nella propria pelle. Non c'entra il vestito, non c'entra il trucco, ma come si brilla. Penso che con questa frase Sophia Loren abbia voluto indicare quanto sia bella la bellezza anteriore. Perché molte volte ci facciamo berle per altre persone, ma penso che la prima cosa è piacerci noi stesse e farci belle per noi stesse. Grazie. Numero 6, Alessandra Magrone, lei arriva con un monologo. Sono sempre stata una ragazza introversa. Venivo allontanata da tutti, presa in giro per il mio aspetto. Quando ero magra, sei anoressica, sei spenta. Quando avevo qualche chilo in più, sembri un maiale. Questa è solo una piccola parte. Odiavo me stessa, ero stanca, non volevo più vivere. Volevo lasciare tutto. Ma con la danza ho visto la luce, come con la recitazione e con il canto. E da lì ho avuto la mia rivincita. Grazie. Grazie a te. Numero 7, Elisa Suppa, lei porta un pensiero personale. Sì, buonasera a tutti, anche io questa sera volevo portare una citazione da un film che mi sta molto a cuore, e la citazione è: accettiamo l'amore che crediamo di meritare, perché molto spesso, senza rendercene conto, ci ritroviamo in delle relazioni che non vogliamo, che non ci fanno stare bene, solo perché crediamo di meritare quell'amore, quando invece dovremmo avere la forza di lasciarlo andare e trovare qualcosa di più bello. Grazie mille. Grazie a te. Arriva la numero 8, Barbara Prezioso, con una citazione. Stasera vorrei parlare di una citazione di Pablo Neruda. Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno, né il primo né l'ultimo, ma l'unico. Questo è un invito per vivere la propria vita in modo tranquillo e spensierato, e per fare tutto ciò che si desidera, perché la vita è una e bisogna viverla al pieno. Grazie. Grazie a te. Numero 9, Elisa Novello, che esprime un suo pensiero. Buonasera a tutti, questa sera ci tenevo a citare una frase di Marilyn Monroe che per me è particolarmente importante, ovvero sogni in grande, non c'è nient'altro da fare, segui il tuo percorso, vivi e abbatti le tue paure. Grazie. Grazie anche alla numero 9, arriva la numero 10, Chiara Corrente, lei invece ci mostra un ballo classico, latino? Ah, con Niccolò, quindi ballo classico era giusto, però serve Niccolò, ok. Grazie anche a Niccolò. Arriva la nostra numero 11, Crystal Berlingeri, recita qualcosa scritto da se stessa. Sento ancora il tuo profumo, la tua voce, sei qui, Danno strappato dei razzami, ma perché?
Perché amava un guarda in faccia a nessuno. Fiori da giù inizia. Pagherei per vederti ancora una volta. Ma il tempo non torna indietro. E tu sei qui perché chi vive dentro di noi non muore mai. Grazie. Grazie Crystal. Si accomodano dietro le quinte, il nostro primo gruppo. Grazie ragazze, potete andare. Intanto i nostri giurati avete espresso i primi voti, che siamo proprio nella fase saliente. Prego ragazze. Grazie per l'applauso. E ricominciamo con la numero 12, Antonia Sottile. Sogno nel cassetto, diventare una professoressa in lettere, motto della vita, credi sempre nei tuoi sogni, anche quando sembrano lontani. Felicia Battaglia, sogno nel cassetto, diventare una modella un giorno, motto della vita, se puoi sognarlo puoi farlo. Caterina Mafrica, sogno nel cassetto, diventare un magistrato e continuare con il mio sogno da modella, motto della vita, non smettere mai di sognare. Francesca Comandè, sogno nel cassetto diventare una psicologa per aiutare le persone in difficoltà, motto della vita, finché porterai un sogno nel cuore, non perderai mai il senso della vita. Jennifer Stella, sogno nel cassetto, entrare nel mondo dello spettacolo, motto della vita, never give up. Anna Maria Andronache, sogno nel cassetto, lavorare nel mondo del marketing e commercio, motto della vita, vivi e lascia vivere. Ilaria Logullo, sogno nel cassetto, diventare un'onicotecnica di successo, motto della vita, punta sempre più in alto. Aurora Trepiccione, sogno nel cassetto, realizzarmi nel mondo della moda e dello spettacolo, motto della vita, non lasciare che i tuoi ricordi siano più grandi dei tuoi sogni. Giulia Ongia,
sogno nel cassetto, diventare una modella famosa e sfilare per le grandi case di moda. Motto della vita: nella vita tutto può succedere, le cose belle sono quelle inaspettate. Francesca Desiree Romano, sogno nel cassetto, diventare una cantante e modella, motto della vita, sii gentile ed abbi coraggio. Secondo gruppo, arriva il microfono invece per la numero 12. Anche stasera vedo un nastro. Grazie Giulia, sei un'amica. Grazie. Numero 12, Antonia Sottile, lei parla, ci racconta qualcosa. Buonasera a tutti, ho deciso di partecipare a Miss Italia perché vedo questo concorso come un'opportunità per sfidare me stessa e anche di crescere a livello personale. Essere qui ogni sera infatti mi sta aiutando a migliorare sulle mie insicurezze e per me questo percorso rappresenta un viaggio verso la scoperta di chi sono realmente, ma soprattutto di cosa sono in grado di raggiungere. Grazie. Grazie a te. Numero 13, Felicia Battaglia, pensiero sulla bellezza, sulla perfezione. Buonasera a tutti. Allora, questa sera vorrei parlare della bellezza e della perfezione. Ogni donna, secondo me, non è perfetta. Ognuno di noi ha qualche imperfezione, con i pregi e con i difetti. E soprattutto la bellezza non si basa sul corpo oppure sul viso, ma la vera bellezza di una donna è soprattutto del cuore e dell'anima. Grazie. Grazie a te. Numero 14, Caterina Maffrica, anche lei esprime un pensiero. Buonasera a tutti, oggi voglio parlare di una tematica molto importante, ossia quella della violenza e degli abusi sulle donne. In particolar modo vorrei citare la situazione avvenuta a Palermo, dove 7 ragazzi hanno abusato di una ragazza, e vorrei proprio congratularmi con lei per aver avuto il coraggio di denunciare, e vorrei proprio invitare a tutti di denunciare sempre qualsiasi tipo di violenza. Grazie. Grazie a te. Numero 15, Francesca Comandè, legge una riflessione su una delle cause degli incidenti stradali. Buonasera a tutti. Mamma, ieri sono andata ad una festa e mi sono ricordata quello che mi hai detto, di non bere perché dovevo guidare. Così ho bevuto una Sprite. Mamma, non potevo immaginare che una cosa così bella potesse trasformarsi in tragedia. Ora sono sdraiata sull'asfalto e sento un poliziotto che dice: il ragazzo che ha provocato l'incidente era ubriaco. Forse se i suoi genitori gli avessero raccomandato di non bere e poi guidare, io potrei ancora riabbracciarti, mamma. Grazie. Grazie a te. Numero 16, Jennifer Stella, lei canta. C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce, è come un viaggio nella notte finisce. Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà. Uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto mai per me. Per te più che normale. Grazie. Grazie Jennifer. Numero 17, Anna Maria Andronache, esprime un pensiero. Buonasera a tutti, oggi volevo esprimere un pensiero per quanto riguarda, ricollegandomi ad una frase, ovvero credi in te stesso se nessun altro lo fa. Viviamo in una società piena di stereotipi che nessuno di noi però li rappresenta appieno. Infatti credere in se stessi è la chiave per vivere felici e sereni, e l'accettazione dei propri difetti è fondamentale per entrare in simbiosi con il proprio essere. Grazie. Grazie. Numero 18, Ilaria Logullo, anche lei ci esprime un pensiero.
Buonasera a tutti, stasera vi parlo di un tema che ho a cuore, ovvero quello della sicurezza in se stessi, ricollegandomi ad una frase di Oscar Wilde, cioè nessuno può essere libero se costretto ad essere simile agli altri. Ricordatevi che esistono diversi tipi di bellezza, ma quella interiore è quella che ci distingue realmente. Perciò sentitevi liberi di essere voi stessi. Grazie. Grazie a te, numero 19, Aurora Treppiccione, anche lei un monologo. Buonasera a tutti. Questa sera vorrei volgere un pensiero ad un brano di Ermal Meta, Lettera a mio padre. In questo brano viene affermato che quando sulla schiena troviamo cicatrici, lì possiamo attaccare le ali. E in effetti è proprio così. Per quanti colpi possiamo incassare nella nostra vita, non dobbiamo permettere mai a nessuno di abbatterci e continuare sempre a volare alto. Grazie. E grazie anche a te, numero 20, Giulia Ongia. Lei porta Modern con il nastro. Che stasera mi ha graziata da colpi inaspettati, e chiudiamo con la numero 21, Francesca Desiree Romano, che canta. Ho le cose più strane e curiose, non ho nulla da desiderare. Vuoi un... come si chiama? Io ne ho 20. Ma lassù cosa mai ci sarà? Imparerei tutto, già lo so. Vorrei imparare anche a ballare. Grazie. Grazie a te. Si accomodano dietro le nostre ragazze, raggiungono le altre aspiranti Miss Cinema Dottor Klein. I nostri giurati, come va? Mi raccomando, presidente di giuria e segretario, che tutte le schede siano correttamente compilate, quelle già pronte, insomma, potete raccoglierle e poi procedere ad andare dietro per tirare le somme di questa serata. Intanto noi le riaccogliamo tutte con un grandissimo applauso alle nostre 21 aspiranti Miss Cinema Dottor Klein Calabria 2023. Di sinistra stanno ultimando le schede, quindi vi chiedo di procedere velocemente. Io invece passo a fare due chiacchiere con i miei giurati di destra. Do il benvenuto al dottor Salvatore Marafioti, medico chirurgo, senologo ed estetico. Buonasera, ben trovato. Buonasera Larissa, buonasera a tutti quanti. Allora, so che lei si occupa non solo di bellezza, quindi adesso parleremo anche di questo aspetto, ma anche e soprattutto di salute. Io ne sono testimone, non lo sto qui a dire, insomma, non sto qui a dire le mie cose personali in diretta, ma la prima cosa che volevo chiedere: le ragazze sono tutte giovanissime, ma quanto è importante la prevenzione per i problemi al seno? Le ragazze sono tutte giovanissime e tutte bellissime, ma la prevenzione è importantissima per loro, nonostante la loro giovane età, ma in tutte le fasce d'età. Quindi rimane l'arma fondamentale che noi chirurghi e oncologi abbiamo nella lotta contro le varie patologie, nello specifico delle patologie della mammella. Bene, adesso passiamo invece all'aspetto più frivolo, mettiamola così. Da medico che, insomma, cura anche la bellezza delle donne, che cosa ha notato in queste ragazze?
Diciamo che come chirurgo estetico, medico di medicina estetica, è un po' difficile trovare difetti a queste ragazze. Fortunatamente, insomma, sono tutte bellissime, sono tutte molto giovani, molto curate. Questa è una cosa che ho visto con attenzione, molto, molto attente alla cura della pelle, dei capelli, e questo insomma è un bellissimo aspetto, perché denota l'attenzione che loro pongono non solo per la partecipazione al meglio in questo tipo di manifestazioni, di concorsi, ma evidentemente è proprio un loro modus operandi. Sono proprio attente, sì, attentissime alla loro cura. Bene, grazie mille. Insomma, è stato difficile trovare la preferita, ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo? Ce l'ho, è difficilissimo. Difficilissimo. Va bene, grazie. Passiamo la parola ad Antonio Pugliatti. Buonasera, ben trovato. A sinistra stanno terminando. Mi raccomando, il presidente, agguanti subito la scheda, ci siamo. Presidente, segretario, se le schede sono terminate, no, manca qualcosina. Intanto, Antonio Pugliatti, manca proprio la sua? No, terminiamo. Facciamo una battuta intanto con... Non è la sua, qui c'è un po' di confusione. Antonio, allora, che tu segui noi tutte con la cura dei capelli. Io sono ormai dal 28, da quando abbiamo iniziato. È sempre più difficile, no? Perché ormai vanno a scalare, le prime fasce sono state assegnate, mancano le ultimissime. Sicuramente è sempre difficile scegliere, sempre ormai noi siamo dall'inizio qui. E soprattutto non solo io, ma anche Giuseppe Pirillo, che tengo a salutare, che sarà in platea. Scusami, ti interrompo, tutte le schede ce l'abbiamo? No, ce ne manca ancora una, vai. Oltre me anche Giuseppe Pirillo, che è sempre con noi, sì. Ed è qui in platea sicuramente insieme a Erika Carminati, quest'oggi che è la nostra responsabile per Miss Italia, che si spendono tanto per organizzare, comunque partecipare a questa manifestazione. Ogni sera con Giuseppe abbiamo il toto voti per i parrucchieri. Stasera che voto diamo ai nostri parrucchieri? Io do sempre 10 e li ringrazio. No, deve essere un 10 più. 10 più, perché sennò qui ci arrabbiamo. 10 e lode, benissimo. Fanno tanti sacrifici, quindi ringrazio sempre, loro lo sanno, quindi assolutamente. Bene, io arrivo alla mia sinistra, Claudio, mi avvicino. Bentornato e bentrovato. La corona, Claudio dall'occhio clinico, che insomma prende le ragazze, le trasforma da stilista, le forma, perché le hai formate anche tu, hai seguito per tanti anni il concorso. Come stai? Raccontaci qualcosa, com'è stata questa serata da giurato, se hai le tue preferite, dimmi quello che vuoi. Intanto dico al pubblico, fate un applauso a lei, perché lei mi emoziona. Dovete sapere che lei è una grande artista in pensione. Ma quale pensione, pazza? Da piccolina lei è una grande attrice e lei ha fatto film molto importanti, al cinema, la Rai molto, da bambina vi posso dire. Io l'ho vestita più volte. Sì, sei stato forse il primissimo. Guarda, per me è un ricordo di lei e complimenti, perché ti ritrovo in questi anni da presentatrice, sei bravissima, perché è una serata condurla da sola. Guarda, io però faccio una mozione, sono ritornalinda, io mi licenzio. Comunque, poi chi voglio ringraziare? Linda e Carmelo, i miei figli. Un attimino, forse i giurati hanno terminato, quindi segretario e presidente. Terminate, giurate! Possiamo uscire, c'è Carmelo che vi accoglie per andare a tirare le somme. Avete finito di scrivere? Sì, hanno finito, potete andare, sì. Mo fate 13! Allora, io dicevo, devo parlare di Linda, che c'ha il salvagente. Che è di moda adesso, mi raccomando. No, ha avuto un piccolo incidente, fortunatamente nulla di grave. Per me sono due figli, pensate che li ho sposati, testimone di nozze. E siamo stati insieme per molti anni, abbiamo costruito per la prima volta una vera agenzia di viaggi, di modelle, che li ho portati in viaggio pure. Abbiamo fatto tante cose insieme,
abbiamo costruito insieme dall'inizio, e tu lo sai, Larissa, Miss Italia. Sì, lo so. Comunque io... Io ero giurata in una delle vostre prime finalissime sempre qui a Tropea. Ottima scelta tu, veramente. Complimenti, è la prima volta che vedo te dal vivo, no? In questo ruolo, sì. E complimenti di cuore. Guarda, ormai noi siamo 5-6 anni che siamo insieme, però ripeto, da qualche anno io sono insieme a Linda, giuro, non lo dico per convenienza, perché a me converrebbe forse dire che mi trovo meglio sola, ma senza sento sola. Quindi mi auguro che torni prestissimo. Io parlo di Miss Italia, quindi l'ho vissuta in pieno, e naturalmente ogni ragazza ha un sogno, no? Ed è giusto che sia così. Però lancio una cosa molto importante, e naturalmente devo coinvolgerò, poi parlerò con Linda, loro non sanno nulla. E il 12 ottobre in America si festeggia il Columbus Day. Sì. Io sono stato scelto come stilista italiano da Milano per rappresentare l'Italia. E la mia intenzione, parlerò con l'Uro 2, voglio portare 12 ragazze calabresi. E grazie della Carly Fashion. Grazie mille, grazie per la tua presenza, davvero un amico affezionato. E infine Vanessa, com'è stato essere giurata questa sera? La seconda volta, giusto? Si fa sempre più difficile. Sì. Le ragazze sono tutte bellissime, però ci siamo un po' confrontate anche con Lavinia e abbiamo deciso di scegliere la ragazza più brava nella recitazione, diciamo, abbiamo visto la dizione e anche la bellezza. Bene, grazie mille ai nostri giurati che hanno, insomma, avuto questo difficilissimo compito, però continua per noi il viaggio, e quindi un'altra piccola clip per voi. Era il 1990. Presidente di giuria Maurizio Costanzo. Fu la sua proposta subito accettata di eliminare dal regolamento il requisito delle misure 90-60-90, e fu una svolta. Tante altre novità negli anni successivi entrarono nel regolamento del concorso. Ragazze, ragazze, mi sentite? C'è aria di novità, cambiamento. Cioè? Da quest'anno, per partecipare a Miss Italia, non servirà più avere le misure 90-60-90. No, vabbè, non ci credo. Così ognuna di noi potrà partecipare. Questa sì che è una notizia! Sono arrivate è arrivata la busta, quindi faccio riaccomodare il presidente di giuria e il segretario, che mi consegnano ufficialmente la busta. Grazie mille, grazie. E ultimo ringraziamento, ringraziamo Lavanderia Laundry Inn di Provenzano, servizio e qualità e cortesia a servizio del cliente, grazie mille. E adesso le facciamo tornare tutte sul palco, quindi voglio sentire davvero un grandissimo applauso per le aspiranti Miss Cinema Dottor Klein Calabria 2023 Intersezione. We'll be right back.
Italia. E loro sono tutte le ragazze che stasera si sono sfidate, grazie ancora al nostro corpo di ballo, si sono sfidate per ottenere questa ennesima fascia valida per le prefinali nazionali. Però siamo giunti al momento proprio quello importante, ma io finalmente ce l'ho di nuovo con me, bellissima, brillante, bravissima compagna di palco e di avventure, Linda Suriano! Buonasera, scendo un po' lentamente, però arrivo. Eccomi, ci sono, buonasera a tutti, diciamo che non sono proprio informissima, ma ci tenevo ad essere qui stasera sia per la lista, ma soprattutto per questo bellissimo pubblico, per questa altra nostra tappa di Miss Italia, perché quest'anno abbiamo avuto una stagione bellissima. In Calabria siamo quasi agli sgoccioli, insomma è stata dura e siccome noi non ci facciamo mai mancare nulla, ieri io e Lavinia siamo state protagoniste di un piccolo incidente, però diciamo che poi poteva andare peggio, per cui è andata bene. Anche andata questa bene, è stata sì, un'esperienza, insomma è andata benissimo. Siamo contenti, siamo orgogliosi di quello che è stato fatto finora, siamo un po' stanchi, provati, però sempre tanto entusiasti, perché poi alla fine quello che conta è affrontare tutto con il sorriso. Lo dico anche sempre alle ragazze, bisogna crederci sempre, andare avanti, e dalle come posso dire, dalle delusioni si deve sempre imparare e trarre qualcosa di buono. Quindi questo è l'augurio che io mi sento di fare a loro. Per quanto riguarda te, ovviamente sai che è un piacere per me essere sul palco, condividere questo palco con te e con Andrea. Io dico che non sono una conduttrice, ma da qualche anno mi diletto, grazie ovviamente. Ormai lo sei, no, Berti, basta. Grazie ovviamente a loro che mi danno una grossa, sono una grossa spalla importante, insomma, sia sul palco che fuori dal palco. Che dire, volevo ringraziare ovviamente, oltre al pubblico e alle ragazze, questa splendida giuria. Volevo ringraziare, vista la botta mi sono fatto un po' di appunti, io di solito non sono la donna dei foglietti, ma evito così di dimenticare qualcuno. Volevo ringraziare Giorgia Serraino di Dottor Klein, che è stato veramente un piacere e un onore averla qui stasera con noi, quindi grazie ovviamente per la sua presenza. Tra poco ci raggiungerà per la premiazione. Per premiare ovviamente la nostra Miss Cinema Dottor Klein Calabria. Volevo ringraziare l'amministrazione comunale, volevo ringraziare il sindaco ovviamente Giovanni Macri, abbiamo qui in rappresentanza del comune di Tropea Saverio Vallone Fasie, che sarà anche lui a premiare la nostra Miss. Volevo ringraziare ancora Luigi Caccamo, l'artigiano dell'Anduia, che è anche qui con noi in giuria, e poi Caffo Amaro del Capo, e ringrazio ovviamente per la sua presenza Agostino Tripaldi. Ovviamente ringrazio tutta la giuria, ringrazio tutte le nostre Miss ospiti, Vanessa Foti, e poi ovviamente volevo qui vicino a me anche Lavinia Abate, che ci ha ovviamente impreziosito questa nostra selezione con la sua presenza. Sì, anche tu un po' ciaccata, ma raggiungici anche perché sei stata bravissima anche nel cantare, quindi lei si preoccupava un po', ma è stata veramente veramente brava. Ringraziamo anche il nostro Claudio Greco, ringrazio per il suo grande ritorno. Sì, stavo dicendo, ringrazio ovviamente Claudio Greco, perché è stato un po' difficile averti con noi in giuria, quindi è un piacere veramente, è un onore, Claudio, annuisce, averti qui finalmente con noi. Per me lui prima ha detto, insomma, che per noi siamo come se fossero, e come se fossero suoi figli, per noi è lo stesso, perché c'è un rapporto veramente di amore amichevole, ma che va oltre. Quindi averlo qui con noi, dopo, noi siamo nati con lui, ce lo possiamo dire, nel senso che io e Carmelo siamo stati i modelli, quindi ne approfitto, ma perché siamo veramente quasi agli sgoccioli delle selezioni. Poi ripeto, aver Claudio qua per me è veramente un piacere e mi emoziona. Io e Carmelo ovviamente ci siamo conosciuti perché eravamo modelli, abbiamo incontrato Claudio, Carmelo lo conosceva un po' prima di me, è nata l'idea della Carli Fashion Agency proprio con una chiacchierata, quindi diciamo che è colui che ci ha dato il via in questo nostro viaggio, per cui anche poi l'inizio di Miss Italia Calabria è partito insieme a noi, quindi abbiamo condiviso dei momenti bellissimi, importanti, sicuramente di crescita e molto significativi sia per me che Carmelo. Quindi niente, ci tenevo a farvi un po' questa confidenza, ripeto, forse la botta mi ha un attimo è più romantica, sì, mi ha preso il lato sentimentale, però ecco, grazie ovviamente a tutti i genitori, grazie a voi pubblico,
Ringrazio ovviamente chi ci segue dal lontano 28 giugno, vi aspettiamo ovviamente il 26 agosto, come ha detto Larissa, la nostra finalissima, dove poi eleggeremo Miss Calabria 2023. Bene. A questo punto facciamo prendere le postazioni alle nostre ragazze, okay. Facciamo come i vecchi tempi, noi ci mettiamo di lato. Sì, noi ci mettiamo da parte. Intanto le ragazze si spostano, io attendo perché così loro non possono spiare. Nel frattempo io vado a raccontarvi che cosa sta per succedere. Chiameremo le prime tre classificate in ordine sparso, quindi non in ordine di classifica. Dopodiché proclameremo la terza classificata e poi incoroneremo la regina di stasera. Voi vi fate le foto, l'ho capito, bene, grazie ragazze, siete favolose. Numero 12, Antonia Sottile. La numero 16, Jennifer Stella. E ancora la numero 17, Anna Maria Andronache. Miss Cinema Dottor Clean Calabria 2023, andiamo subito a decretare la nostra terza classificata, che è la numero 17, Anna Maria Andronache. Rimangono quindi la numero 12 e la numero 16. Andiamo subito a chiamare coloro i quali incoroneranno la nostra prima classificata. E quindi chiamiamo Giorgia Serraino per Dottor Klein, Lavinia Abate già qui di fianco a me, Saverio Vallone, delegato del comune di Tropea, e ci raggiunge anche Agostino Tripaldi per Caffo. Abbiamo tutto, abbiamo fascia, corona, omaggio del vecchio amaro del capo, gli omaggi di Dottor Klein, non manca nulla, le nostre miss fasciate sono già tutte schierate. Bene. Allora, sì, diamo allora la fascia, lo diamo ovviamente. Ecco, la corona è stata consegnata, consegniamo anche la fascia, così ognuno ovviamente. Ognuno ha il suo compito. Ecco. Bene. Però prima di eleggere la nostra Miss Cinema, sì, abbiamo già capito perché Larissa era un po' distratta. Andiamo dal nostro ufficio stampa, Denise Ubriaco, perché dobbiamo ovviamente leggere la più votata del web. Buonasera a tutti, anche questa sera abbiamo superato i 14.000 commenti, quindi le Miss più votate sono due e sono la numero 4, Daniela Tedesco, e la numero 9, Elisa Novello. Complimenti, hanno un fan club agguerritissimo. Complimenti ragazze, complimenti vivissimi. Magari le faccio venire qui davanti. Sì, venite. Ecco. Un altro applauso per le nostre Miss più votate del web. Un po' di serate sempre a pari merito loro due. Sì, sono molto social, quindi vengono seguite tanto. Ci siamo, eh? Come direbbe il nostro amico, a questo punto cambiamo atmosfera. Allora, prendo spunto da lui. Questa sera, in questo meraviglioso porto di Tropea, siamo qui ad eleggere la nostra Miss Cinema Dottor Klein Calabria 2023, che è... Mi parlavo un po' di più, sì, ma io non ho i suoi tempi, perdonatemi. La numero 16, Jennifer Stella. Complimenti, quindi fascia e corona, prego, per Jennifer. No. Benissimo, la fascia nel verso giusto. Prendiamo anche i gadget, Dottor Klein. Dottor Klein, i gadget per Jennifer. Carichissima, ecco. Jennifer stasera, complimenti! La nostra nuova Miss Cinema, Dottor Klein Calabria 2023.
Stefania Sottile, seconda classificata, complimenti anche a te. E allora noi ringraziamo nuovamente il comune di Tropea, amministrazione comunale, sì, conquistiamo il centro, ringraziamo Caffo, ringraziamo l'artigiano dell'Anduia, quindi Luigi Caccamo, ringraziamo tutto il nostro pubblico che questa sera ci ha tenuto compagnia, ringrazio Linda Soriano, ringrazio la lista Volpentesta che come sempre top, ringrazio Lavinia Abate, ti faccio fare anche un saluto di chiusura. No, sono molto contenta e ringrazio anche Lynn, insomma, per avere il sostegno sempre, anche Carmelo, perché veramente la salute è prima di tutto. E complimenti alla nuova Miss Cinema e niente, sono molto contenta. Noi sì, anche volevo... ovviamente di averti qua, noi siamo ovviamente con Lavinia, ci ritroveremo il 26 agosto alla nostra finalissima, domani saremo a Lungro per eleggere Miss Framesi Calabria, quindi continuate a seguirci, volevi dire qualcosa? Voleva intervenire Saverio. Volevo fare i complimenti anche da parte del sindaco di Tropea, grazie. L'avvocato Giovanni Macri, grazie. Grazie, grazie a voi per l'ospitalità, bravissima. Speriamo di ritornare il prossimo anno. Senz'altro, grazie. Grazie, buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie. Grazie. Thank you.